Scrivi al vescovo di Rennes. Noi Innocenzo III, Papa, siamo in ansia per la tua diocesi. Sono gli scandali del clero che alimentano le critiche. E quindi le eresie. Provvedi. Punisci i colpevoli. Punisci tutti i preti indegni. Punisci quelli che vanno nelle taverne. Quelli che giocano ai dadi. Quelli che mantengono concubine e bastardi. Quelli che si fanno pagare per le sacre funzioni. Bisogna estirpare al più presto questi cancri dal corpo della Chiesa. Eccetera, eccetera. Che altro c'è? La richiesta dei penitenti di Assisi. Leggi. Questa è la regola di vita secondo il Vangelo, che io, Francesco di Assisi, domando venga approvata dal Signor nostro il Papa Innocenzo. I penitenti di Assisi debbono vivere in obbedienza e castità, senza nulla di proprio, secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Non prendere per via né oro, né argento, né bisaccia, né due tuniche, né sandali. I penitenti devono vivere lavorando con le proprie mani. Non siano padroni. Sì, tutto chiaro. Le solite cose. È un pretesto, cose pericolose. Cose che abbiamo già sentito dagli umiliati, dai buoni cattolici, dai patarini e così via, tutti eretici. E Valdo? Lo dimenticate, Pietro Valdo? Aveva cominciato anche lui così, ma presto lasciò la predica utile. Passò alla critica e alla ribellione e si dovette scomunicarlo. E tra i valdesi, perlomeno, chi predica è mantenuto da chi lavora. Ma questi qua vogliono addirittura fare le due cose insieme. Ascoltate, è più di un mese che osservo questi penitenti di Assisi. Posso garantire che riescono a lavorare e a predicare, che non c'è in loro nessun segno di ribellione alla Chiesa. Sì, sì, ma dobbiamo essere assai prudenti. Siamo come in una fortezza assediata da ogni lato. L'imperatore, le fazioni comunali, le eresie. Ciò che altri ci hanno detto di questi penitenti ci pare molto sospetto. Troppe eresie sono incominciate in questo modo. Tuttavia, poiché tu mostri di avere in loro molta fiducia, possiamo esaminarli. Nonostante le apparenze, fra di loro ci sono illustri avvocati, ci sono nobili, mercanti. Fate rientrare. Sembrano pecorari. È ridicolo. Alzatevi. Si faccia avanti il postulante. Chi è il capo? Insomma, chi di voi è Francesco d'Assisi? Su, coraggio. Sei tu? Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo, dalle malattie? E perciò sono portati facilmente ad avvilirsi, a disperare. Come possono poi predicare la pazienza e l'ubbidienza? La Chiesa possiede già un corpo di dottori preparati per la predicazione, preparati appositamente. Il primo venuto non può dichiararsi inviato da Dio e incaricarsi di predicare la sua parola. Quali garanzie offre la regola che abbiamo ascoltato poco fa? Non può darsi che per sua bontà il Cardinal Colonna ponga in questi penitenti troppa fiducia. Leggi ancora quella regola. I penitenti devono vivere in obbedienza e castità, eccetera. Senza nulla di proprio e secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: se vuoi essere perfetto, vai e vendi, eccetera. Non prendere per via né oro né argento, eccetera, eccetera. Perciò i penitenti abbiano una sola tonaca e un solo paio di pantaloni. E se quel paio di pantaloni dovesse rompersi? Ma possiamo metterci una pezza. Come? Possiamo prendere una pezza e li accomodiamo. L'uomo è debole. Se desiderate farvi monaci, perché non entrate in un convento? Ci sono tanti ordini. Lo dicevo anch'io, ma lui ha osservato
E non a torto che nei conventi, anche se i monaci non hanno dei beni propri, i beni li possiede la comunità e così la loro vita trascorre sicura senza quei disagi che deve affrontare ogni giorno la gente semplice. E gli desidera soltanto di vivere secondo il Vangelo per potersi sentire parte operante della Santa Chiesa. Ma con quale diritto e con quale dottrina egli pretende di essere parte operante della Chiesa? Figlioli, riflettete meglio. Occorre maggiore prudenza. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Un momento. Signor Papa, quest'uomo domanda solamente di vivere secondo il Vangelo. Ora, se noi dichiariamo che è impossibile, se noi affermiamo che è un'impresa superiore alle forze umane, ci accuseranno giustamente di bestemmiare Cristo. Parla, su, coraggio. Signor Papa, c'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella e se la sposò. E la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene. E quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro: andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro: ma non siete i figlioli di quella povera donna, voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri. E voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra. Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a questo ufficio anche i tuoi discepoli. Il cardinale Colonna sarà tuo consigliere, sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi e noi decideremo. Ora andate, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.